La San Cataldese aspetta l'inizio del campionato nel girone I di Serie D il 18 settembre. Tra qualche giorno intanto potrebbe conoscersi il calendario. Tutto è legato comunque al caso Giarre, ammesso con riserva al massimo campionato dilettantistico nazionale. Se ne saprà di più nel corso della settimana. Archiviata la vittoria contro il Catania e il brutto scivolone con il Paternò in Coppa Italia, in casa San Cataldese si guarda avanti con fiducia. A fare il punto della situazione, sulla pagina social Verde Amaranto, è il direttore tecnico Lirio Torregrossa. Ne stiamo già prendendo la condizione, penso che saremo in questo momento sul 60%, non abbiamo il ritmo della partita nel momento che abbiamo fatto solo delle amichevoli. Come tu sai, le amichevoli non sono la stessa cosa di una partita ufficiale. E volevo dire solo il fatto che mi dispiace col fatto che abbiamo perso 5-0 col Paternò, però vorrei fare ricordare ai nostri tifosi che, anche se qualcuno magari non lo ricorda, il fatto che è successo del ragazzo padovano ci ha colpito tantissimo. Ci sono tanti ragazzi che hanno vissuto con questo ragazzo in questi 20 giorni, è stato un trauma, io penso che quello lì un po' ci ha scombussolato. Stiamo ripartendo un'altra volta, stiamo facendo delle amichevole, giustamente parliamo che ci sono sempre due o tre vecchi, tutto il resto sono nuovi. Stiamo cercando di trovare la migliore soluzione per iniziare questo campionato. Diciamo che la società ci ha chiesto di fare qualche altro sforzo, essendo che è andato via Padovano, di prendere un altro master dietro per completare la rosa. Abbiamo preso Zerbo, penso che è un profilo non importante di più, poi è una prima punta, può giocare dietro la punta, può giocare all'esterno, c'ha dei numeri, penso che quest'anno questo ragazzo ci farà divertire. Spero che riusciamo prima possibile a trovare la situazione migliore per mettere in campo, come ti ho detto poco fa, levando a Dolenti, Di Marco e Fabio Calabrese, scusa Tuccio, tutti gli altri sono tutti nuovi, sia juniores e sia over.